Ben ritrovati amici di Se ne Sparla qui dalla Pala Panzini di Senigallia. L'ospite di oggi è Michele Caverni, il giovane playmaker fanese della Golden Girls. Ciao Michele, ti volevo insomma chiedere un po' il punto della situazione di questa settimana, che so che avete fatto anche, avete disputato un amichevole, e se ci presenti un po' il prossimo avversario, che si tratta appunto della Virtus Valmontone. Sì, allora sta settimana ci siamo andati bene, ieri abbiamo avuto un amichevole, è andata bene, abbiamo giocato di squadra anche perché abbiamo un'assenza importante, dobbiamo diciamo dare una mano a tutti e aiutare la squadra. Il prossimo avversario è Valmontone, è una partita fondamentale per noi perché ci servono i due punti e quindi dobbiamo giocare con la serenità e con la giusta pressione per portare a casa i due punti. Tu sei un po' la rivelazione di quest'anno secondo il pubblico e secondo tutti gli amanti di basket in città. Ti aspettavi un approccio così forte alla categoria per te, che comunque sia, sei giovanissimo e giochi effettivamente con tanti minuti in un campionato importante da quest'anno? Sinceramente mi ha sorpreso anche a me questo inizio, anche perché sapevo che era un campionato difficile, era il mio primo campionato da senior e quindi non mi aspettavo di iniziare così, anche se ho avuto e avrò delle difficoltà soprattutto in difesa perché diciamo soffro un po' dal punto di vista della fisicità, però sono qua per migliorare anche da quel punto di vista e speriamo di proseguire così e dare una mano alla squadra adesso che avrò anche un po' più di spazio con l'infortunio di Andrea, e dovrò essere bravo io a entrare pronto e a dare una mano alla squadra. Quindi proprio per questo aumenteranno le responsabilità, vista l'assenza di Andrea Barsanti, che come sappiamo ha avuto un problema ad una mano. Il ruolo per te è quello di playmaker, con l'assenza di Andrea, magari uno spostamento anche in alternanza con Marco Gnaccherini come guardia ti può creare problemi in un anno così particolare per te? No, spero che non creerà problemi. Anche ieri in amichevole abbiamo provato insieme a giocare io e Gnac e speriamo di non avere problemi, di giocare bene insieme, anche perché proprio serve alla squadra che stiamo in campo anche tutti e due insieme. Tu in realtà hai avuto anche esperienze importanti perché hai sempre vissuto l'area di grande basket di Pesaro. Quanto è stato importante per te avere la possibilità di confrontarti con un ambiente così stimolante e così importante come quello della VL? Beh, sicuramente è stato importantissimo, soprattutto l'anno scorso, che ho avuto delle esperienze incredibili sia dal punto di vista del settore giovanile con l'Under 19, che siamo arrivati alle finali nazionali, sia con la prima squadra con cui ho accumulato un po' di presenze e sono anche sceso in campo due volte, e stare in quell'ambiente aiuta sicuramente perché vivi il basket proprio com'è e capisci cosa devi fare, cos'è il basket ed è quello per cui io ho iniziato a giocare, quindi l'anno scorso è stato molto soddisfacente. C'è un allenatore o un compagno di squadra in questi pochissimi anni per te di esperienza tra i grandi, diciamo, che ti ha dato quel qualcosa in più? Ancora non lo so, perché è iniziata diciamo da poco la mia carriera, però anche adesso tutti i ragazzi mi stanno dando dei consigli ed è importante per un ragazzo giovane come me e sta a me adesso metterli in pratica proprio per crescere, per migliorare ogni giorno di più e diventare una persona migliore. Ok, grazie mille a Michele per la disponibilità, lo lasciamo all'allenamento. Salutiamo gli amici di Se ne Sparla ricordando che il prossimo appuntamento della Golden Gas sarà proprio qui a Pala Panzini domenica alle ore 18 contro la Virtus Valmontone. Vincere per tornare in corsa verso i playoff. È questo l'obiettivo della Golden Gas Senigallia, reduce da 3 stop consecutivi. Domenica si torna tra le mura amiche del Palapanzini e i ragazzi di coach Alessandro Valli dovranno fare di tutto per sbloccarsi e riprendere la propria marcia verso i playoff. Trovare 2 punti in trasferta si sta però verificando più difficile del previsto. Per questo vincere la prossima gara in casa sarà di vitale importanza per i biancorossi, che davanti al proprio pubblico hanno sempre sfornato prestazioni eccellenti, cedendo solo contro la Poderosa dopo un overtime rocambolesco.
La partita contro i laziali però si presenta ricca di insidie, non solo per l'assenza di Andrea Barsanti, che dovrà star fuori ancora per diverse settimane a causa della frattura del quinto metacarpo della mano destra, bensì per il recente cambio di panchina della Virtus. Il messinese Agostino Origlio, classe 74, è da poco il nuovo head coach dei laziali, al posto di Francesco Casadio. Valmontone, rinfrancata dalle vittorie contro Giulianova, arriverà a Senigallia motivatissima per provare a conquistare due punti in palio e allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Valmontone ha a disposizione un roster di ottimo livello per la categoria. L'ex Rieti Dario Scodavolpe garantisce punti e l'esperienza necessaria che solo un giocatore di categoria superiore può offrire. Pericolosissimo anche Antonio De Fabrizis, l'estate scorsa accostato proprio alla società di Via Capanna. Oltre al lungo Luca Pongetti, a Stefano Cecchetti e ad Alessandro Di Giacomo, tra i migliori nella vittoria contro Giulianova. La Virtus Valmontone presenta forse qualche lacuna a rimbalzo, il migliore Di Giacomo a quota 6.4, ma la capacità offensiva non va assolutamente sottovalutata, perché ora più che mai serve tornare a vincere.